Per dovere o formalità, diciamo, questa mattina sono stati dei lavori veramente intensi che ci hanno restituito quella che è stata in questi 4 anni anche la capacità di costruire relazioni di Claudia, fondamentalmente, di tutto il coordinamento, di tutta quella che è stata, diciamo, una gestione di questi ultimi 4 anni. C'è stato anche, diciamo, il traghettamento del terzo settore all'interno della riforma. Non è stata sicuramente qualcosa di semplice, ma ha aperto tantissime prospettive che oggi noi dobbiamo essere in grado di governare. Io posso dire che, diciamo, all'interno della consulta che io ho coordinato in questi anni, ho avuto sempre insieme ai miei compagni di viaggio grandissima libertà di esprimere le nostre posizioni, sicuramente una base per proseguire tutti insieme e metterci ciascuno la faccia e non soltanto di quel portavoce, ovviamente. Questo lo dico anche a mio, diciamo, mio sostegno. E questo, diciamo, è stato possibile e, diciamo, questa circolarità anche di idee, di pensiero, di competenze, e la ricchezza, diciamo, noi abbiamo avuto due ricchezze stamattina, delle relazioni che il forum è stato in grado di intrecciare, dei percorsi virtuosi che il forum è stato in grado di intrecciare. Per me stamattina è stato preziosissimo per capire anche il contesto nel quale opera, che molto anche più ampio e vasto articolato di come magari si poteva immaginare anche io personalmente, ma anche la ricchezza interna, quella di stamattina sostanzialmente ci hanno detto tutti un messaggio: il paese ha da ricostruire la trama e l'ordito della propria coesione sociale. È un pezzo di lavoro, hanno chiesto di farlo a noi che stiamo in questa sala oggi e quindi abbiamo un lavoro sicuramente da fare. La continuità, ma io la chiamerei più che continuità, l'evoluzione, perché mi sembra che è stato proprio istituito lo scheletro istituzionale della riforma. Adesso noi la dobbiamo andare ad interpretare e abbiamo una grandissima sfida che è questa del PNRR, dei fondi, della messa a terra, dell'orientare quello che è, diciamo, come dire, il virtuosismo che si può spingere in questo momento nel nostro paese nella direzione che noi vogliamo, nei valori che noi esprimiamo, nella capacità che abbiamo di avere una visione di quello che deve essere il futuro dell'Italia, anche in una dimensione più globale. Questa, diciamo, è una sintesi. Semplicemente io, più che una relazione, ho preparato diciamo, ho ripreso i punti della della relazione di uscita del precedente coordinamento, dove c'erano, diciamo, degli impegni, delle prospettive ben precise. Ho cercato, diciamo, puntualmente di esploderli sulla base anche delle chiacchierate che ci siamo fatti, un po' di questo momento di ascolto un po' affannato che abbiamo fatto in questi ultimi giorni, ma che comunque è riuscito, diciamo, a darci forse, diciamo, un minimo almeno di start. Quindi in questo intervento faccio piuttosto un elenco dei punti su cui dobbiamo andare a lavorare e poi, diciamo, apriamo un cantiere, continuiamo il cantiere che era già stato aperto, perché comunque, diciamo, non siamo arrivati, ma ogni conquista è l'inizio di una nuova frontiera che dobbiamo andare, diciamo, ad interpretare, perché questo è molto importante. Allora, quali sono le sfide che abbiamo di fronte? Io cercherò di essere il più veloce possibile. Molte più tardi stamattina le ha riassunte, io, diciamo, l'ho schematizzata in poche parole: post pandemia e coesione sociale, diritti e lavoro, sviluppo locale, globalizzazione, disuguaglianze, accesso alle risorse, cambiamenti climatici e povertà, digitale e prossimità. Questi sono alcuni dei binomi interdipendenti che fotografano contraddizioni e prospettive necessarie per uscire da questa lunghissima crisi che è iniziata anche prima della pandemia, ma che la pandemia ha molto di più evidenziato,
che ha messo in situazioni di fragilità persone e comunità, andando ad acuire, questo l'abbiamo detto molto stamattina, disuguaglianze vecchie e nuove e soprattutto creando una situazione diffusa di insicurezza e sfiducia. Siamo in un momento, in un mondo soprattutto, ma non da adesso, in continua evoluzione. Anche una società nazionale che si sta trasformando. Come enti del terzo settore dobbiamo essere in grado di leggere questi processi di cambiamento, mai abbassare la guardia e sentire che noi già abbiamo, diciamo, conquistato una lettura, ma è sempre, diciamo, un cantiere aperto che dobbiamo andare a vigilare e a monitorare. Perché? Perché dobbiamo domandarci nello stesso tempo come essere soggetti che contribuiscono a spingere il cambiamento stesso nella direzione della giustizia sociale, dell'uguaglianza, dell'inclusione di tutti e tutti e di una economia di benessere capace di costruire lavoro di qualità e di una nuova cultura della convivenza. Ovviamente noi ancora siamo nella crisi pandemica, ha messo in rilievo grandissime urgenze e anche emergenze, però anche la possibilità del nostro paese di cambiare il modello di sviluppo e di ripensare questo modello di sviluppo. Noi abbiamo pensato, e questa mattina è stato detto più volte in maniera piuttosto articolata, che la cornice di riferimento era l'Agenda 2030, forse l'Agenda 2030. L'Agenda 2030 oggi abbiamo il ruolo e il compito di metterla a terra e di interpretarla attraverso quella che è la giusta transizione ecologica. Non è scontato né facile che questo accada. Per il forum del terzo settore il primo impegno sarà come assumere un protagonismo diretto a orientare le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, rivendicando la partecipazione, perché spesso, diciamo, rischiamo di trovarci, diciamo, passare sulla testa questi finanziamenti senza che riusciamo a condividere e assimilarne anche il valore e la prospettiva. Bisogna che incentiviamo la partecipazione diretta dei soggetti e dei territori, scongiurando che dietro a forme interventi strutturali manchino quegli investimenti immateriali di tipo sociale e partecipativo che danno senso, funzione e scopo agli investimenti messi in campo. Ovviamente su questo ribadiamo, diciamo, i punti che hanno a che fare con la centralità dei diritti per noi, delle disuguaglianze, la forte aspirazione alla pace, ma soprattutto come l'Agenda 2030 oggi rappresenti in questa evoluzione della transizione ecologica sempre la nostra cornice. Ma non possiamo che dire del ruolo che in questo contesto devono avere gli enti del terzo settore e il forum del terzo settore. Parliamo un po' di noi stessi, definiamo il nostro ruolo e il nostro compito di corpi intermedi, che oggi abbiamo visto anche nelle ultime elezioni quanto bisogno c'è dei corpi intermedi che intercettano le persone e i loro bisogni in una maniera trasversale, possono essere di riferimento per costruire risposte sociali, culturali, educative, che aggregano sulla base di valori, che sanno mettere a valore la loro specificità. Dentro a questo discorso non dobbiamo sottovalutare quanto il cambiamento in atto, soprattutto mi riferisco alla riforma del terzo settore, stia aprendo un laboratorio di ridefinizioni delle nostre identità, forse identità la parola non più esatta, dei nostri ruoli, anche in termini operativi. Spesso si parla di biodiversità, io da ambientalista invece voglio valorizzare la parola diversità, che già contiene una grandissima ricchezza, poi un altro pezzo di diversità anche la biodiversità, ma ovviamente siamo un insieme di associazioni, imprese sociali, volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni della cooperazione allo sviluppo, forme vecchie e nuove di civismo, promozione, mutualità e solidarietà, imprese sociali, non so se l'avevo già citato prima, e questo, diciamo, è un mondo articolato in tante diciamo, forme nelle quali si esprime, ma che soprattutto abbiamo in mente uno stesso modello di società verso il quale andare. Allora, a volte, diciamo, nel confrontarci possiamo trovare terreni non comuni, dobbiamo fare il grande sforzo di mettere in piedi filiere territoriali virtuose che ci vedano lavorare con l'unico obiettivo della questione della costruzione di valori, senza sovrapposizioni o conflittualità,
ma costruendo piattaforme di azione integrate nell'ottica di una vera e efficace sussidiarietà circolare. Solo se sappiamo ridefinire i nostri ruoli e gli ambiti di cooperazione e interdipendenza delle diverse anime del forum, sapremo anche educare, tra virgolette ovviamente, gli enti locali e le istituzioni a un sano approccio alla sussidiarietà, non lasciando aperte scorciatoie e ambiguità che non ci devono appartenere. Questa stessa condivisione di prospettive e posizione è quella che deve caratterizzare la nostra presenza in tavoli complessi come quello sulla fiscalità, di cui mi avete parlato tutti, e che vanno affrontati con equilibrio, in una prospettiva da ridefinire un nuovo ruolo del terzo settore che sa guardare al futuro piuttosto che al passato e che sa farsi protagonista attivo nei processi di coprogrammazione e coprogettazione, che non perde la ricchezza dei soggetti che non lo compongono. Quindi già in questo, diciamo, è nostra prospettiva la sussidiarietà circolare e portare a compimento la riforma del terzo settore, e questo, diciamo, è un compito che incrocia la forma, la sostanza, ma anche la nostra capacità forte di fare politica. L'ultima parte sulla rigenerazione organizzativa degli organismi. Voi troverete qualche parola da ambientalista, sicuramente rigenerazione per noi ha un valore particolare, un pezzo importante della nostra cultura, ma credo che il forum del terzo settore si deve evolvere anche da un punto di vista organizzativo se vuole rispondere ai tanti compiti che hai di fronte. Non dico cambiare, ma evolvere, che è un'emancipazione, un'evoluzione, qualcosa di diverso. Questo tema va affrontato sotto molti profili. Il primo è legato alla capacità del forum stesso di sostenersi e di affermare la propria autonomia politica ed economica. Il secondo è un ripensamento del funzionamento degli organismi perché si motivi una maggiore partecipazione e messa in circolo di posizioni e competenze, si sviluppi una modalità collegiale interna al coordinamento, capace di fare sintesi e rappresentanza, sia in tavoli istituzionali che nelle reti nazionali e internazionali in cui il forum è coinvolto. Da questo punto di vista potrebbe essere utile sviluppare maggiormente il ruolo orizzontale delle consulte nella costruzione di posizioni da portare sui tavoli istituzionali, non solo come conseguenza delle convocazioni istituzionali, ma come costruzione di una visione comune di priorità che dialoghi con i processi che stanno in campo nell'attualità, sia esso il PNRR o la legge di bilancio, valorizzando una modalità di richiesta e proposta di ciò che riteniamo più urgente e prioritario. Dobbiamo essere anche profondamente consapevoli che la capacità di incidere negli enti del terzo settore nei processi di reale cambiamento e di risposta ai bisogni delle persone e delle comunità passa principalmente dai territori e dalla capacità di costruire piattaforme politiche e operative fra i soggetti della nostra rete, delle reti più estese, dalle reti più estese ai soggetti più piccoli e meno diffusi, anche se non soci del forum del terzo settore, poi perché sul territorio troviamo una varietà molto più estesa, facendo attenzione anche che le piccole associazioni nei vari passaggi del registro e di quant'altro non vadano, diciamo, a scomparire. Su questo, diciamo, dovremo fare un lavoro di forte sostegno. Per i prossimi anni diviene prioritario chiedersi innanzitutto come rilanciare e rafforzare il ruolo dei forum regionali in un momento in cui i fondi del PNRR si declineranno sulla dimensione regionale e dove i forum regionali stessi avranno un ruolo determinante nel saper dialogare con proposte e controllo anche con le regioni, ad esempio. E questo, diciamo, questo ruolo di controllo e proposta perché si attuino con il nostro contributo processi volti alla coesione, alla giusta transizione, un adeguato riconoscimento nel nostro ruolo nel solco della coprogrammazione e coprogettazione. Inoltre, per una più puntuale e diffusa collegialità degli enti del terzo settore, componenti il forum, va rafforzato il ruolo dell'assemblea dei soci come momento di partecipazione e discussione nelle linee di indirizzo espresse dal forum e di ritorno anche delle esigenze, bisogni e buone pratiche espresse dagli associati e dai territori. Occorre quindi lavorare su uno strumento strategico di interscambio di competenze, di crescita
identitaria di rete e lavorare molto su uno strumento quale è la formazione, che assume sia un valore di coesione interna, sia di valorizzazione e rafforzamento del ruolo che hanno gli enti del terzo settore per l'acquisizione di competenze civiche, a partire dal servizio civile fino al contrasto di varie forme di povertà educativa delle persone, anche adulte, che vivono in condizioni di fragilità. Abbiamo un impegno per i prossimi anni, lo dobbiamo fare in continuità, aprendo nuove prospettive, lo dobbiamo soprattutto fare insieme, questo era soltanto un indice e ovviamente diciamo, abbiamo poi tutta una comunità da animare perché riusciamo poi a muoverci in questa direzione, che questa mattina mi sembra che ci hanno anche esplicitamente chiesto, non solo che noi vogliamo, ma c'è anche una grossa aspettativa su di noi. Quindi auguriamoci un buon lavoro e grazie dell'opportunità.